Informatevi perché la scuola sta cambiando. Stanno togliendo il futuro ai nostri figli. La CGIL sta combattendo perché l'autonomia differenziata non passi. L'autonomia differenziata per la scuola è una previsione del futuro piuttosto scura. Gli insegnanti della Calabria, della Sicilia non avranno lo stesso valore di quelli della Lombardia, o quelli della Toscana o quelli dell'Emilia. E la stessa cosa per gli studenti. Anche per i lavoratori ATA, nella nuova riforma ci sarà un taglio nel giro di 3 anni di circa 500 euro. Ci sarà anche un ridimensionamento degli anni per gli istituti tecnici e professionali. Pensate ai figli e ai nipoti. L'autonomia differenziata li chiude, li farà diventare sudditi, non cittadini. Il dimensionamento è fondamentalmente una misura che il governo utilizza per fare cassa. Il problema è che si rischia in una regione come la Toscana, soprattutto in una provincia come Grosseto, di avere un effetto devastante. Intanto perché si rischia di chiudere anche interi plessi in piccoli comuni e quelli sono un grande presidio sociale. Dopodiché si rischia di fare degli istituti comprensivi abnormi, sia dal punto di vista del numero degli alunni che dell'estensione territoriale. GL Scuola, solo un'informativa sull'autonomia differenziata. Ok, grazie.